Riuscimi il mio cuore. La famosa canzone di Tony Tamma. Potete cominciare, ragazzi. Ma ci possiamo vedere. Loser bracket. Sì. È stato nerfato. Non toccato oro. È stato nerfato. Mario. Vediamo, vediamo cosa riusciranno a fare. Diamo RBO. RBO. Sinceramente, video favorito Petta. Che negli ultimi giorni si è allenato 25 ore al giorno. Sì, sì, effettivamente. Negli ultimi giorni, negli ultimi 4 anni, però. Comunque, i risultati sono scarsi. Vediamo. Leggero vantaggio per RBO. RBO che sta prendendo. Sta prendendo molto bene le tecniche avanzate di Mario. Lo sta giocando davvero in modo molto molto buono. Secondo me negli ultimi tempi ha avuto a che fare molto. Attenzione, qui smash a caso invece di andare a. Si aspettava un air dodge. Invece di, anche qui c'è invece di andare a connettere con gli aerial ha tentato una smash a caso. Il fatto che Mario è così ignorante che può permettersi queste read. Perché sì, effettivamente sì, prendata ridicola. Vediamo lì, infatti, secondo me il personaggio online più fastidioso del mondo. Ed ecco qui. Qui smash a caso. Perfettamente, gli legge l'ascio dello scudo. Il sì. Dello scudo, la parte di Icar. E quindi la prima strada. 33%, una percentuale abbastanza bassa per Mario. E sì, vantaggio netto. Non ha più la combo che parte dagli vari up B, gli AP, poi va con l'up B. Sì, considerato che Icar non l'ha mai saputa fare. Poi. Questa rida ancora più vabbè. Questa volta lo punisce al PB. Sì, adesso probabilmente cercherà al PB all'infinito. Icari, come ho visto fare in preplay ultimamente. Il suo unico mix up è up B, tu up B. Però deve cercare qua di fare più danni perché sennò non la trova la kill. Intanto Petta con. Sta prendendo ancora tanti danni. Sì, mette sì, il proiettile. Perché è chiamatissimo, Icari non glielo legge perché sta tanto tempo in aria. Il fatto che Icari stia tanto tempo in aria rende molto vulnerabile agli attacchi aerei di Mario che escono con una frame data davvero davvero ridicola. Startup ridicola. Stanno giocando? Ok, vediamo adesso vantaggio netto. Si suicida. Cerca di suicidarci. Vabbè, la partita ormai era scritta. E riesce nell'intento di stock da parte di RPO. Icari. Icari che tra l'altro ha chiesto lui stesso, ha detto faccio l'ultimo match in streaming, poi me ne vado. Però fare una così brutta fine, diciamo, non se l'aspettava neanche lui. Vediamo se cambia. Game Watch. O a Luigi forse. O a Jigglypuff. Con lui, come la frame data di Luigi. Io avrei preso Game Watch. Il pro non saprei. E infatti sì, va con Game Watch. L'altro Game Watch napoletano, nonché il secondo Game Watch italiano. Sì, effettivamente. No, alla fine no, si è ripreso Meta Knight. Secondo me ha sbagliato perché l'ho visto molto in difficoltà. Secondo me ci poteva stare il cambio, però. Town in City può aiutare molto le kill verticali da parte di Meta Knight, ma se riesce a piazzarle. Perché se sbaglio ma soprattutto deve, lo punisce con tutto. Soprattutto deve fare danni. Deve fare danni. Si può permettere tutto in questa volta. Sì, Petta va di A per B di down. Bella connessione dalla The Shuttle. Ancora. Non va bene. Perché dietro lì tutto. Sì. Qua doveva. 4-3, non ricordo. Qua doveva tentare un altro up smash probabilmente invece di saltare. Da un throw cerca la lettura con questo F smash, non riesce. Piazza la palla. Ancora! Up B, ottime stringhe! Stava emulando il vecchio Meta Knight, probabilmente. Sì, due up in un up B molto bello, ma. Ma non riesce a prendere. Non riesce a fare pianti. Un up smash ben caricato potrebbe andare. Da un throw cerca questa rida ancora, ma l'ha fatto tante volte. Quindi Icari se lo poteva aspettare. Vediamo uno, pensava alla up smash, ma il back air che lo mette lì poteva fare anche jab lock. Quindi da un throw non riesce. Peccato. Ancora rollata sotto i piedi di Mario. Back throw che non uccide ancora. Carica lo splack che lo fa volare dall'altra parte. E ma un sacco di salti. Quindi sì, sicuramente Icari che cerca di piazzare questo downbeat molto rischioso perché non avrebbe sicuramente ucciso. Se cerca una rida con questo F smash che non entra. Difficoltà up ancora B. Prova gli up B a caso, ma stanno rischiando tantissime cose. Oh, attenzione, no, sbaglia e poi up smash. L'up smash con la super priorità. E dobbiamo far vedere la sua abilità di perfect pivotaggio. E ricordiamo che a Dinamir l'hanno fatto solo male quando ha provato. Attenzione, up B che non entra. Vediamo se riesce a recuperare Icari stavolta. Ma l'up smash di Mario colpisce. Da Shattuck, ottimo F smash. E la partita è in parità a questo punto. Perfetto, perfetto. Icari riesce a prendere la prima kill di questo suo set contro il RBO. Sì, magari adesso piglia un po' di fiducia. Vediamo se riesce a fare qualcosa. 44% è una percentuale buona per Mario. Può ancora combare su Meta Knight. Attenzione, a P che non entra. A Pair. Ottimo lo scudo. Un altro.
sta cercando di spaziare molto bene con questi Pair. Icari l'ha capito. Up smash che non entra, ancora Pair che ha cambiato l'angolo di knockback e quindi non riesce a connettere molto molto bene. Up smash che non va. Ottimo il back air, prenderlo. Ripresa, prova a fintare, prova, ottima finta bait. E la schiva perfettamente. Icari fa un altro salto per evitare la smash. Ancora up smash. RBO che invece entra 2-0. 2-0 netto, senza storia. Per l'ultima partita di RBO, dopo che perderà contro di me. No, no, dico l'ultima sua partita dopo la sconfitta. Non lo so, abbiamo questo. Allora facciamo la Lucas e la Lucas ci abbiamo solo io. Questi non sono ancora andati in streaming, però. Questi due non sono ancora andati in streaming. Entrambi. Allora aspettiamo che finiscano. Ma stanno già giocando. Ah, ok, allora vai, vai, Lucas, sarebbe. Facciamo